All'interno di studio è possibile andare a inserire nuovi clienti. Per farlo, portiamoci nella zona archivi e quindi clienti. All'interno di questa zona possiamo visualizzare i clienti già inseriti. Esistono dei filtri che mi consentono di fare una prima scrematura tra clienti e fornitori e posso eventualmente personalizzare ancora di più la ricerca andando a digitare parti di informazioni di clienti che conosciamo. Ad esempio, man mano che scrivo, mi compare il cliente desiderato, oppure, non so, raso, posso scrivere anche parti centrali, il cognome viene cercato, cognome e nome vengono cercati automaticamente dal software. Per inserire un nuovo cliente andiamo nel menu a ribbon contestuale che viene attivato quando selezioniamo una di queste opzioni, quindi seleziono clienti, mi viene fuori nuovo cliente. Aggiungo un cliente, posso già scegliere se è una persona fisica o giuridica, diciamo una persona fisica, ovviamente in base alla scelta che vado ad effettuare cambiano i dati che dovrò inserire. Persona fisica, tipologia se è un cliente o un fornitore, facciamo cliente e andiamo a inserire qualche dato, questo è Giuliano Enrico, nasce a Padova, eccolo qui, data di nascita 15.06. 1974, sesso maschile, calcolo il codice fiscale e vado a inserire anche quello che è l'indirizzo di residenza, via delle terme 65 e così via, telefono, fax, cellulare, eccetera. Salvo le modifiche, queste modifiche vengono appunto salvate e mi ritrovo il mio cliente all'interno dell'archivio, quindi posso cercarlo. Una volta che l'ho individuato, per visualizzare nel dettaglio o doppio clic oppure tasto destro modifica cliente, quindi doppio clic o tasto destro per entrare in quello che è il dettaglio del mio cliente. Sul mio cliente posso anche andare a caricare documenti di identità. Tante volte i documenti di identità risultano indispensabili per pratiche, eccetera, posso sempre conservarli, quindi posso caricare un documento, un nuovo documento, per esempio questa qui per me è la patente di guida, numero AY, quello che è, data di emissione, data validità, da chi è stata emessa, faccio ok e la cosa interessante è che posso caricare anche una copia di questo documento, quindi una scansione, un'immagine, tutto quanto quello che desidero. Clicco. Vado a cercare il documento che mi interessa, per esempio prendo la carta d'identità, apro e la carta d'identità viene caricata all'interno di studio, quindi fisicamente non deve stare più sul computer, ma è diventata un allegato, un file dentro studio. In qualsiasi momento posso anche visualizzare il documento del cliente che desidero.